quando avanzi che l'hai fatto tutto nascosto da esse lupato. Ui, allora? Allora? Allora, ma non è stato dalla analisi, ui, che è una malattia? Il povero Giorgio, stai malato? No, non mi ri, dall'analisi, stai buono, non deve niente. Sì, allora che buono, grazie a Dio, sta bene, ando stai sto problema. Tu chi sei? Siamo nel backstage, siamo insieme agli attori di questa stupenda commedia questa sera. Abbiamo anche un porporato, abbiamo padre, buonasera. Intanto questa sera nelle vesti di un prete, ma tu non sei un prete. No, realmente no, meno male. Senti, Luciano, ancora una volta questa associazione fantastica vi dà il modo di esprimervi. Cosa pensi di tutto ciò? Beh, comunque è una grandissima esperienza e ci fa crescere anche personalmente. Quindi il teatro benvenga. Sì. Bene, lasciamo il sacro e andiamo dal profano. C'è questa persona qua, vieni un attimo, non abbiamo molto tempo. Identificati per quanto sia possibile. Tu sei? Luciano. Nella commedia cosa sei? Chi sei? Il nuovo parroco della parrocchia. E quindi c'è una serie di calambur, di giochi anche su questo. Sì. Il parroco, da dove arriva il parroco della nuova parrocchia? Da un'antichissima civiltà molto africana, sì. Io l'ho sentita parlare poc'anzi in un africano molto stretto. Mi dica una parola emblematica. Bubulugu. Bene, questo è Bubulugu. Stasera è veramente una commedia da non perdere. Se fosse capitato a te, con i nostri amici. Grazie a tutti. Amici di Città Italiano, buonasera. Ancora una volta si parla di arte a tutto tondo. Questa sera, con piacere, Bigue lo fa con voi e per voi. Parliamo di teatro, il teatro nostro, arianese, il teatro locale. Parliamo questa sera di una commedia fantastica che ha la sua genesi questa sera, qui ad Arianerpino, presso il Teatro Comunale. Parliamo di questo ultimo lavoro di Luigi Pietrola, Se fosse capitato a te. Ne parliamo con l'artista principale, il direttore, il maker di tutto ciò. Luigi, prima di tutto, come stai? Tutto bene, benissimo, l'adrenalina è a palla, quindi siamo pronti. Allora, l'associazione è ancora una volta Luciano Lipizzi in pole position per questo teatro. Sì, l'obiettivo fondamentale è proprio questo, quello di ricordare il compianto Luciano Lipizzi e in sua memoria abbiamo continuato questa tradizione teatrale. Quindi col dialetto arianese. Stasera presentiamo una nuova commedia e lo facciamo per il Rotary Club, che è una serata naturalmente di beneficenza e stiamo continuando questa tradizione con loro. Ricordiamo che ancora una volta il Rotary Club sposa la causa del teatro per scopi benefici, questa è la cosa diciamo preponderante e importante. Ascolta Luigi, se fosse capitato a te, cos'è in sintesi? In sintesi è un amaro affresco di quello che è la società attuale e i personaggi cinici, la mancanza di valori e si parlerà di tematiche molto scottanti, però naturalmente noi lo faremo in modo ironico, paradossale, farsesco, perché sennò sarebbe poi una tragedia, non una farsa, insomma. Quindi l'impianto scarpettiano, però i temi sono molto molto abbastanza seri, insomma. Senti, ancora una volta, come hai fatto con le tue famose commedie a priori di questa, porterai questa commedia all'Ariano, un po' ad Ariano. Allora, è ambientata ad Ariano, quindi noi immaginiamo che tutte queste vicende coinvolgano una famiglia arianese e vedremo che cosa succede. Una serie di intrecci, naturalmente con sorpresa finale, delle situazioni che provocano ilarità e naturalmente infarcita di termini dialettali anche arcaici che ogni tanto cerco di ritrovare, di riproporre affinché non si perdano, perché poi c'è anche un altro obiettivo, a parte quello del teatro naturalmente, quello di far restare nell'uso comune quelle che sono diciamo le nostre preponderanze linguistiche, le nostre tradizioni dialettali. Questo è tutto. Quindi mai perdere il dialetto arianese, penso che sia una cosa importantissima. Dialetto è espressione di quello che è la società, di quelli che sono i costumi, di quelle che sono le tradizioni. Se ciò si perde vuol dire che abbiamo perso la nostra identità e diciamo la verità, già per altri aspetti queste cose sono andate perse. Cerchiamo di recuperarle e riproporre alle nuove generazioni affinché queste cose non si perdano.
Perfetto. Intanto questa sera è capitato a noi di stare ancora una volta con un valido fautore del teatro e non solo, Luigi Pietrolà, quindi se fosse capitato a te questa sera venite a teatro. Ciao. Avevamo parlato poc'anzi con il regista di questa splendida commedia, appunto, della partecipazione importantissima del Rotary Club. Questa sera abbiamo il piacere di parlare ancora una volta il professore Prebenna, presidente del Rotary Club Avellino Est. Allora, quanto è importante essere presenti in queste cose benefiche? È importantissimo perché significa che la sensibilizzazione verso il service avviene a 360 gradi e contano le iniziative che hanno la capacità di coinvolgere e interessare un pubblico vasto. La commedia, si sa, è un modo per stare insieme, è un modo per sorridere delle debolezze umane, però è anche un modo per esprimere solidarietà. Cosa avete destinato questa sera, questi fondi che ci saranno questa sera? Dunque, il ricavato della serata sarà devoluto alla Rotary Foundation, che è un'iniziativa del Rotary nata circa 100 anni fa, 1917, proprio con l'intento di fare e promuovere il bene dell'umanità. La Rotary Foundation quindi si occupa a 360 gradi per quanto riguarda gli interventi nel settore sanitario, gli interventi nel mondo dell'educazione e per quanto riguarda la lotta alle povertà in genere. E tra le altre iniziative molto molto importanti a cui il Rotary ha già dedicato non poche attività, quella dell'eradicazione della polio, che ormai è quasi una cosa fatta, sempre che i tempi ci consentano di avere delle speranze positive per il futuro e che i teatri di guerra arretrino un pochino. Arretrino un po', insomma sempre in pole position contro la poliomielite e non solo. Allora, un appello ai nostri amici che vedranno questo show per invitarli qui a teatro. Dunque, bisogna che si manifesti attenzione per l'arte. E l'arte è tutto ciò che l'uomo creativamente elabora e mette a disposizione della comunità. La commedia che molto gentilmente e generosamente l'autore Pietrolà ha messo a disposizione del Rotary va in questa direzione. E di solito le commedie hanno sì l'obiettivo di far divertire, ed è giusto, però è anche importante che oltre al divertimento si inviti la gente alla riflessione. E a me pare che la commedia che questa sera sarà messa in scena vada proprio in questa direzione. Farà riflettere tutti quanti, noi la ringraziamo, buon lavoro e grazie ancora. Grazie a lei, tante belle cose.